Bentornati in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Io sono Caio. Io Federico. Sebastiano. Amedeo. Oggi qui con noi abbiamo un compagno di avventure e rivale, diciamo, perché comunque è stato anche un rivale Ex, dai. mio e anche di Amedeo, Corrado Toso. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, innanzitutto ti ringraziamo un sacco in questo. Per essere Beh, qui. grazie a voi per l'opportunità. E che dire, nel senso che oggi quello che volevamo portare era semplicemente la tua esperienza, no? Cioè, comunque noi ti conosciamo, cioè, ti abbiamo seguito e hai fatto un percorso che a noi comunque ha sempre colpito. Hai avuto l'opportunità anche di viaggiare, hai fatto esperienze internazionali anche di un certo calibro, no? E quello che volevamo portare oggi era proprio, come dicevamo, la tua esperienza. E non so, cioè, partiamo un po' dagli inizi. Ad esempio, io mi ricordo che tu sei andato a Malta. Sì, esattamente. E a Malta cos'è che hai fatto? Beh, allora sono andato là semplicemente per dare una mano al team locale che c'era a quel tempo, adesso è un pochettino più orientato sul freestyle. Ok. Sono andato là, abbiamo fatto qualche sessione di allenamento nella loro pistina, era veramente una pistina, quasi più una pump track, più che una pista da BMX. E da lì, diciamo, un pochettino è partita, c'è stato l'input per iniziare a pensare che si poteva viaggiare allenando anche. Che anno era quando sei andato a Malta? 2015. E tu avevi già smesso di correre quell'anno o correvi ancora? No, correvo ancora, Sì, ovviamente avevo già iniziato a cambiare un pochettino i miei obiettivi, no? Quindi sono sempre stato più per il trasferire la mia passione che puntare a qualche risultato ok. agonistico, anche se mi sono tolto qualche soddisfazione comunque, anche dal punto di vista delle gare, in base alle mie possibilità comunque. Ok. Ma per quanto riguarda la realtà del BMX a Malta, invece, com'è organizzata? Beh, diciamo che quando sono stato io Com'era e là com'è adesso? era molto all'inizio, dal punto di vista del race, c'erano molti bambini comunque per essere Malta. E avevano comunque cioè il team di Malta aveva dei belli sponsor dietro. Comunque c'era Red Bull, Ah, mi ricordo. organizzavano grossi eventi di freestyle e li organizzano tuttora. Poi diciamo che il team che c'era e c'è tuttora è sempre stato composto da ragazzi, come ho detto un attimo fa, che fanno freestyle e quindi hanno proseguito quella strada, che è anche un po' quella più forse visibile per certi aspetti, no? Ma tu con loro sei ancora in contatto? E sono rimasto in contatto con alcune famiglie che sono venute anche l'anno scorso ad allenarsi qua a Rivignano e hanno anche corso la gara di Alpe Adria, i ragazzini qui da noi. E sono rimasto in contatto anche con il ragazzo che era il mio riferimento a quell'epoca. Cioè, quell'epoca, Sì. quel periodo là, insomma, che però non fa più parte del team. Ma invece di progetti attuali che sono in ballo a Malta, c'è qualcosa? Sinceramente, ho sentito che vorrebbero provare a fare qualcosina, sempre questa famiglia con la quale sono in contatto, però ovviamente è difficile, come un po' difficile qua da noi avviare un qualcosa, no? Sì, beh, chiaro. Quindi, sai, qua magari possiamo trovare qualche persona da inserire all'interno di una pista per portarla avanti, anche se è difficile. Là è ancora di più perché comunque non hanno magari allenatori o semplicemente ragazzi con la passione per il race, quindi con un minimo di infarinatura per poter dare una mano ai ragazzi a crescere, no? Sì. Beh, dai, stra interessante. Ma ascolta un attimo, adesso parlando proprio dopo tu Sì. sei andato anche
oltre, cioè nel senso tu sei andato anche dall'altra parte del mondo ed era quello che bene o male era sì, beh, diciamo male, che quello che ci interessava che di più, perché era proprio una bella esperienza. Sì, quella è stata, diciamo, un po' un'esperienza che mi ha cambiato la vita, cioè la porterò nel cuore per sempre, perché uh-huh. è stata una scelta un po' estrema, no? Ecco, infatti c'è proprio la scelta di andare proprio, diciamolo, cioè tu sei andato in Nuova Zelanda e non è una scelta che tu dici ok, la faccio, e da solo, diciamo... Da solo, sì, senza nessun supporto, senza... Cioè, praticamente sono partito con la bici, senza avere un posto dove dormire quando arrivavo là. Ma per quanto tempo? Un mese ho fatto. Un mese e qualche giorno. Sì. Un mese e qualche giorno, perché ovviamente il volo che ho potuto, ho potuto prendermi in quel periodo era il più economico, quindi ho fatto tipo un sacco di ore di viaggio. E... è stata veramente un'esperienza fantastica. Se volete un po' ve la racconto. Sì, certo. Sì, sì. Praticamente io ricordo in particolare una foto della pista dove avevano fatto il Red Bull Roasted, quello di freestyle. Sì, quella sì. Parlaci anche di quello dopo, perché mi interessa. Allora, il tutto è iniziato con... volevo... Cioè, il mio percorso da allenatore è sempre stato improntato sul cercare di fare esperienze che potessero farmi crescere me. Comunque, arrivando dall'Italia, cioè... non abbiamo una grossa storia di BMX o comunque anche la possibilità di formarci come allenatori per dare il meglio ai nostri ragazzi, no? Quindi ho sempre cercato delle soluzioni per riuscire a dare il massimo ai ragazzi che seguo. Quindi la Nuova Zelanda, guardando poi i risultati dei campionati mondiali negli anni precedenti, quegli anni lì, comunque piazzava un po' tutte le categorie, ragazzini, ragazzini e anche degli elite comunque di un certo livello. Poi mi attirava come ambiente, come nazione proprio. Quindi mi sono ai mondiali di Zolder del 2015. Sì, eravamo anche noi. Ok, anche. Quindi l'anno prima. L'anno prima, ho fatto scambio di maglia, perché ho fatto scambio di maglia con un cruiser neozelandese. È morta lì. Poi ho valutato un po' di opzioni in quegli anni, cioè nell'inverno 2016, su dove potevo andare, e ho scelto Nuova Zelanda. E lui è stato il mio unico contatto, assieme alla sua famiglia, per quando sono andato là. Anche io ho fatto scambio di maglia con un neozelandese, bellissimo. Ah, sì? Sì. La maglia era fantastica. Sì, poi esatto. Tra l'altro la sua maglietta era tutta insanguinata perché era caduto, e quindi è stata ancora, cioè mi è rimasta vissuta. Proprio aveva il suo che bellissimo. Infatti ho dovuto farla cucire dopo per poterla usare. E quindi ho deciso di andare a Nuova Zelanda, sono partito bici e basta, senza avere una meta. Quando ero a metà allo scalo, lui mi ha mandato un messaggio e fa: guarda che con mia figlia, tra parentesi, i suoi figli hanno corso fino a Baku, no, forse l'anno prima, e hanno fatto comunque sempre finale mondiale o semifinale nella loro categoria. E mi fa: siamo a Christchurch per una gara di campionato neozelandese, se vuoi raggiungerci, possiamo ospitarti, no? Quindi, mentre ero a fare scalo a Hong Kong, ho prenotato il biglietto Auckland Christchurch e sono andato là. Figata. e quindi per due o tre notti mi hanno ospitato loro nel loro motel, e sono stato lì con loro. Ho anche corso la gara, pieno di jet lag. però ho detto, non mi faccio mancare nessuna esperienza. Cioè, vada. Volevo vivermi qualunque cosa, no? Beh. Poi da lì mi sono spostato verso Queenstown. Diciamo che il mio piano per quel periodo lì era dormire in macchina o comunque trovare ospitalità da qualcuno. Da avventuriero. Sì, solo che ho scoperto che in Nuova Zelanda non puoi campeggiare liberamente.
quindi il mio piano dopo tre giorni partenza come e poi l'altro obiettivo era cercare di allenare o provare a vedere se riuscivo ad allenare e farmi conoscere comunque. Quindi ho fatto da Christchurch a Queenstown, dove avete visto la foto dei salti a dirt. Sì. E ho fatto un... Sì, beh, cioè, paradiso. Che lì può essere, mi ricordo, che tu ti sei fatto prestare la bici per girare lì da qualcuno, no? No, avevo portato la mia BMX. Ok. La mia BMX. Ma sei girato lì, su quelli lì? Sì, ho girato, ovviamente, okay. Linea media. Sì. Intermedia. Sono abbastanza importanti, come salti. Sì, cioè, ma veramente grossi, che se vedi i video dici, fattibili, quando arrivi lì... Con dei bei muri. Bei muri, sì. Sarebbero un miliardo di cose da raccontare. Ho girato anche un po' con la mountain bike, perché comunque la Nuova Zelanda è il tempio, o comunque una delle mete assieme a Whistler e alla Francia per chi gira in VH o enduro, dove andare a girare. E i sentieri sono anche lì quelli veramente pazzeschi. E la faccio un po' breve, così non vi faccio perdere molto tempo. Mentre stavo girando e facendo il mio road trip nell'isola del sud, Dion, che è il signore che mi ha dato ospitalità, ha iniziato a spargere la voce che c'era questo ragazzo italiano in Nuova Zelanda e che avrebbe volentieri offerto tipo le sue lezioni, il suo coaching, in cambio di mangiare, dormire. Pazzesco. Pazzesco. Bellissimo. E quindi è stata una figata. Praticamente sono riuscito subito a combinare di andare in una cittadina a qualche ora da Queenstown a fare un paio d'ore di allenamento e mi hanno dato la cena e il posto dove dormire. Quindi l'allenamento in cambio della sopravvivenza. Esatto. Bellissimo. E comunque, cioè, alla fine penso che sia comunque stata un'ottima esperienza perché è come guadagnarsi le cose, no? Sì, sì. Mm-hmm. Cioè, cogliere tutto quello che puoi cogliere da un'esperienza e da una possibilità. Quindi, ho la pelle d'oca ancora dall'anno prima, perché comunque questa opportunità, possibilità te la sei costruita già al mondiale a Zolder, avendo conosciuto questo cruiser. Esatto. Pazzesco. Ma diciamo che la conoscenza era stata solo al fine di scambiarsi la maglia. Ma sei andato sotto lo gazebo o per la maglia? No, io mi ricordo che erano venuti... Io mi ricordo che siamo andati insieme io e te, perché anch'io ce l'ho, e mi ricordo di essere andato sotto il gazebo con qualcuno a scambiare la maglia io. Perché no. adesso che ci penso bene, forse era addirittura l'anno prima a Rotterdam. Forse sì. Era addirittura l'anno prima a Rotterdam. E poi li ho rincontrati assieme a voi quando siamo andati a fare lo scambio delle maglie, li ho rincontrati lì a Zolder. Adesso perché io ero andato con qualcuno ma non mi ricordo bene a scambiare la maglia che quella che ho, però non mi ricordo. Sicuro siamo andati, può essere che siamo andati assieme, perché mi ricordo, cioè, come adesso l'usanza ai mondiali è che chi corre nel challenge il venerdì va a fare lo scambio maglie, esatto, no? che doppia maglia, ma mi hanno detto di no. Che ovviamente la nostra maglia è sempre quella un po' meno voluta da tutti. Beh, no, perché io mi ricordo che da me era venuto tipo uno della Nuova Zelanda chiedendomi la maglia. Io gliel'ho data. Sì, sì. Ah, è vero che te ce l'hai di una ragazza. No, di un ragazzo, no. Si chiama Jordan. Sì, ma c'è quello dell'America. Di esatto. Sì, io avevo scambiato quella dell'Australia invece, che uno era venuto a chiedermi la maglia. Vedi? Quella figa della Troy Lee. L'unica maglia che ha fatto successo. Sì. Poi per carità, non era bellissima perché è successo, però... Poi dai, mi ricordo che però tipo i giapponesi non volevano mai scambiarla. No, io ci avevo provato. Ma scambiano mai loro, mai. Non scambiano mai loro. Ascolta, posso... Sì, poi da lì diciamo che il passaparola è continuato e quindi tutto il mio viaggio è stato spostarmi tra l'isola del sud e l'isola del nord
ovviamente guardare il paesaggio e fare anche un po' da turista, però dopo anche allenare in altre squadre. Bello. Okay. Quindi questo possiamo dire è stato un po' la tua prima esperienza, diciamo, importante, un po' più quella che ti ha caratterizzato come punto di vista di allenatore a livello internazionale, che poi ti ha spinto a intraprendere un altro percorso importante, no? Che è quello del brevetto UCI. Sì, beh, allora, diciamo che io sono andato là per imparare, come tutto quello che sto facendo ancora tutt'oggi lo faccio per imparare, perché ovviamente in uno sport poi come questo, come può essere la downhill o l'enduro, cioè non è mai finito di studiare, di imparare o di far evolvere la tua metodologia di allenamento, no? Certo. Perché cioè, sì, sapete benissimo anche voi, evolve anno per anno, stagione per stagione, tutto, no? E poi quell'anno lì, cioè in Nuova Zelanda ho vissuto un paio di giorni con Daniel Franks, che stava si stava preparando per cercare di andare alle Olimpiadi di Rio, poi non ce l'ha fatta, e ho dormito in suo garage, sono stato con lui per un paio di giorni vedendo come si allenava, e anche quello è stato molto utile. E ho conosciuto anche Matt Cameron in quel frangente lì. È una bella esperienza, sì. Completa. Sì. Volevo che magari ci parlassi anche un po' appunto della tua esperienza UCI, di allenatore, di brevetto, anche dove è stato il corso, perché non era qui in Italia, giusto? Sì, esatto. Allora, come vi ho detto prima, cercavo sempre, e anche adesso cerco qualunque soluzione per migliorarmi e formarmi nel miglior modo possibile. Ho trovato questo corso in Svizzera che durava un mese, completamente in lingua inglese. Il corso si svolgeva a Egol, Centro Mondiale del Ciclismo. Ci sarebbero anche qua un sacco di cose da dire. Qualche aneddoto anche semplicemente. Allora, quel periodo lì, diciamo che il corso era improntato molto più sull'alto livello, gestione mentale, test degli atleti, quindi non un corso ideale per avvicinarsi alla pratica del coaching, no? Ok. Anche perché per accedere a questo corso devi comunque aver fatto tutti i corsi federali italiani. Quindi i tre livelli. I tre livelli, sì. E avere una buona conoscenza in inglese, oppure aver fatto level 1 e level 2 dei corsi UCI. Quindi devi avere già una base della pratica e un po' di teoria, insomma, del coaching. È stato molto interessante perché quel periodo lì abbiamo avuto la fortuna di testare una ventina di atleti a livello mondiale del BMX. Ah. Possibili talenti, possibili, diciamo che era un anno di transizione all'interno della struttura dell'UCI, perché non c'era un allenatore, diciamo un head coach in quel momento. C'era il periodo di Alier, se non sbaglio. Sì, Alier era appena andato via e adesso c'è fare, esatto, di fare privato come coaching, e stavano capendo in che direzione andare anche, no? Quindi questo test era improntato sul valutare una serie di atleti e vedere in base ai loro profili, non solo fisici, anche attitudinali, chi poteva avere un posto nel team in seguito. E c'era anche Marti Shortino e la Lisa De Angelis sono stati. Ah, è vero. Sì. Quindi così, è stato un bel mese impegnativo, molto impegnativo, però mi ha aperto anche quello, oltre che formarmi su certi aspetti che magari ero un po' ignorante o comunque avevo bisogno di approfondire, mi ha aperto anche lì altre possibilità, no? Perché alla fine ogni esperienza ti apre a nuove possibilità che magari fino a prima non vedevi. Certo. Infatti, parlando appunto di possibilità, dopo ti sei spostato, hai fatto un'altra esperienza importante a Baku,
dove sei stato impegnato, mi sembrava cura nazionale, appunto, dell'Azerbaigian, o era un team, adesso non, beh, non ricordo allora, bene. Allora, così, ovviamente l'esperienza a Baku è stata data grazie al mio corso in Svizzera, e quindi l'UCI ha dato il mio contatto a Baku. Diciamo che è stata un'esperienza fighissima, anche quella lì, perché pensare di poter andare a un mese dai mondiali sulla pista dove ci saranno i mondiali... Sì. Era figo il livello, proprio del calibro dell'esperienza che era... Esatto, sì, anche come visibilità mia è stata veramente... Cioè, mi sentivo quasi... Boh... Non so... Insomma, è stato un bel riconoscimento. Beh. Sì, anche se è stata una missione quasi impossibile, perché mi hanno chiamato a un mese e mezzo dai mondiali, praticamente cercando, cioè volevano creare una squadretta che potesse competere e avere risultati mondiali. Okay, quindi okay. ovviamente come capita spesso, sai, a livello burocratico e ai piani alti magari non c'è chi realmente ha praticato lo sport o sa quanto ci vuole per arrivare a competere a certi livelli nella BMX o in tutto. Però il io sport, mi ricordo che al mondiale, proprio quando c'era nelle manche, comunque nei giri, un rider dell'Azerbaigian, mi ricordo che c'era, si creava una situazione strana perché non siamo abituati a vedere proprio la maglia dell'Azerbaigian alle gare. È stato un'emozione unica riuscire, cioè voi immaginatevi, a un mese dai mondiali, far salire, cioè riuscire a far procurare l'attrezzatura, le protezioni, tutto il necessario. Tanta roba. Per competere. È difficile farlo qui in Italia con quelli che alleniamo qui. Sì, beh, poi far capire ai dirigenti, ai piani alti, che comunque c'è gente che è anni che si allena a livello elite per competere a un mondiale. E che quindi già un atleta di 30 anni, già riuscire a farlo salire sulla BMX e fargli fare il primo salto supercross, chiuderlo, sebbene il salto di Baku fosse uno, comunque penso che sia uno dei più semplici primi salti però supercross. Mi ricordo il vento che c'era e non era facile da gestire. No. Ah sì, lì poi c'era un vento pazzesco. C'era un vento pazzesco. Quindi, cioè, l'obiettivo che ci eravamo messi in testa io e il ragazzo era quello di riuscire a chiudere il primo salto e rimanere più o meno incollato al gruppo fino alla Pro Line. Non potevamo pretendere in un mese di riuscire anche a saltare la Pro Line. Cioè, sarebbe stato impossibile. Sì, beh, un miracolo. Però partendo dalle basi, comunque... Sarebbe stato impossibile, quindi però, come ha detto Fede, sentire il pubblico che mi ricordo questa scena. Perché poi c'erano anche i thailandesi, che comunque il livello non era altissimo, e quindi se la giocavano lui e i thailandesi per la terz'ultima, penultima posizione in manche, quindi è stato figo. E anche i ragazzini comunque ci sono dati da fare, insomma, hanno vissuto una qualcosa di nuovo anche per il mondo. Sicuramente, cioè, la cosa bella è stata che dei ragazzi che veramente non hanno nulla, hanno potuto, almeno per un periodo, seguire il loro sogno, no? Esatto. Là veramente c'è un divario pazzesco tra chi sta bene e chi proprio non ha neanche il cibo, no? Quindi sono felice che almeno qualche bambino abbia potuto avere una bici e poter almeno assaggiare un po' questo sport, quello sì, che è. Esatto, ma assaggiare lo sport alla sua massima competizione, ma vivendosela come fosse una gara di paese per loro, perché non sapevano neanche cosa andavano incontro, no? Quindi è stato figo. Invece, tornando un po' in Italia, vedendo anche il logo che hai sulla tua maglia, che è il tuo progetto TC Bike Coaching.
Sì. Puoi raccontare un attimo com'è nato, i progetti che hai in testa, quelli di adesso? Ok. Allora, beh, diciamo che è nato tutto dalla Nuova Zelanda, inizialmente. All'inizio il mio, diciamo, motto, comunque progetto, era un track with PC. Quando sono andato, perché ho usato la mia pagina per tutto il viaggio in Nuova Zelanda, per documentarlo, no? Quindi ho trovato quel nome lì che rendeva abbastanza il mio progettino, il mio viaggio, no? E poi sostanzialmente diciamo che l'allenare è il mio lavoro, comunque quello che sto cercando di fare, e quindi ho cercato di, tra virgolette, brandizzare il tutto, no? E ovviamente, boh, TC sono le mie iniziali, creato il logo. Iniziali di Torrado Coso, giusto? Torrado Coso. Torrado Coso. Esatto. E, diciamo che il progetto comprende non solo la BMX, ma anche la mountain bike, più la parte gravity, perché comunque mi ritengo un pochettino più coach dal punto di vista della parte tecnica, e comunque anche dal punto di vista della preparazione fisica, però più tecnico, insomma. E quindi seguo anche una parte di mountain bike con lezioni di tecnica, corsi di tecnica. Ma tutto questo sulla tua pista? Perché cioè, non abbiamo detto, ma comunque... Sì. Esatto, anche sì. Allora, alleni anche la squadra di Vignano. Esattamente. Diciamo che ovviamente la mia principale attività è quella di allenatore della 48R. E che è la squadra dove praticamente è nato il mio amore per la BMX. E con loro sono cresciuto e sto crescendo ancora adesso. Siamo partiti praticamente dal non avere una pista. Abbiamo una pista comunque di un certo livello. E da campionato partiti... italiano. Abbiamo fatto il campionato italiano, abbiamo ospitato l'Alte Adria. E, abbiamo comunque un bel vivaio perché abbiamo molti ragazzini e infatti spero sempre comunque un po' il percorso che sto facendo io sia quello che qualche ragazzo nelle varie piste voglia fare nei prossimi anni, no? Sì. Comunque anche abbastanza a breve termine, perché secondo me abbiamo bisogno di tecnici formati che si dedichino a far crescere il settore, no? Perché solo con questo possiamo, certo, possiamo, sì, sì, possiamo far crescere i numeri alle gare. Esatto. E quindi, tornando al discorso del TC by Coaching, ovviamente la mia attività è anche un po' parallela a quella della 48R, con certe cose, perché in pista faccio le lezioni di tecnica anche con squadre di mountain bike, però ovviamente faccio anche certe cose lungo i sentieri, magari in montagna. Ho fatto da assistente a un allenatore che era mio docente in Svizzera la scorsa estate a Val di Sole. Bello, bello. Durante una gara di Coppa del Mondo di DH. Diciamo che ho un po' di progetti in mente. Ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare all'alto livello con la BMX. Okay. Quello è il mio obiettivo, però allo stesso tempo comunque arrivare all'alto livello anche con la mountain bike sarebbe quindi interessante, diverse, no? Discipline comunque. Sì, anche perché le trovo abbastanza, cioè hanno un sacco di similitudini e entrambe possono essere un pochettino utili per entrambe le discipline, no? Quindi, cioè, se per esempio l'allenatore di André allena anche Loic Bruni, che ha vinto il mondiale di H, no? Ah. Quindi ci sono, secondo me, ci sono sacco, oltre che avere più possibilità, perché comunque sono entrambe delle nicchie. Entrambe delle nicchie con non molti praticanti,
però in fase però, di sviluppo comunque. In fase di sviluppo, esatto. Sì, esatto, esatto. Si può fare molto. Bello, bello. Si può fare, secondo me non stiamo facendo ancora abbastanza. Beh, l'importante è avere la strada davanti. Sì, quello sì. Esatto. Avere carta bianca. Sì, sicuramente l'importante è avere anche idee e provare a metterle in campo, no? Ovviamente si sbaglia, cioè io sono il primo a sbagliare, però l'importante è provarci e non arrendersi magari alla prima difficoltà, no? E quando ho iniziato ad allenare, sì, quando ho iniziato ad allenare poi in pista Rivignano, sono stato in pista anche solo per uno o due ragazzini ai corsi base, però in quel momento l'importante era essere lì, no? Cioè far vedere al paese, al comune che aveva creduto nel nostro progetto, che stavamo facendo, e adesso siamo, comunque abbiamo un'ottantina di ragazzi, che non è poco. Sì, sì. Belle parole. Belle sì, parole. Sì. No, nel senso mi hai commosso. Ciao, cioè, ti dico... Cioè, hai fatto veramente una bella avventura. Scusami, vai tu. No, vai. Cioè, ovviamente la tua avventura è stata veramente di ispirazione. Spero che veramente possa ispirare altre persone, come dicevi tu, perché bene o male c'è sempre bisogno di figure di un certo calibro, come dicevi tu, anche per portare e far crescere le nuove leve. Sì, diciamo che ti dico... Spero vivamente che ci sia qualche ragazzo che... Perché ovviamente magari troviamo qualche ragazzo che vuole provare a essere professionista, no? Mm-hmm. Speriamo che quello. Sì. Come Fede, no? Magari. Sì, esatto. Però, allo stesso tempo, la difficoltà che ho anche io adesso è quella di trovare qualcuno che possa darmi una mano in pista e che abbia la passione di stare lì. Sì. E seguire sì. Ragazzi, di crescere, di farsi un percorso, no? Che fa la differenza. Sì, anche a me magari sarebbe piaciuto magari arrivare a qualche altro risultato come rider o magari anche c'è qualche altra esperienza quando giravo, no? Però ovviamente l'opportunità che ho avuto sono arrivate un po' tardi comparate con le possibilità e la pista e tutto quanto, no? Beh, direi, diciamo che possiamo anche chiudere perché comunque ci hai fatto veramente... Sono volato. Esatto. Cioè, ci hai fatto fare un po' il tuo viaggio, sì, diciamo. Sì, forse ho parlato troppo io. No, era giusto quello che volevo dire noi. Però, cioè, grazie mille, nel senso che comunque hai portato un contributo pazzesco al nostro podcast. Cioè, è veramente un'esperienza che veramente è da invidiare. E, cioè, che sia di ispirazione. Io ti auguro che riuscirai in tutto, ma bene o male lo sappiamo bene che con un po' di duro lavoro ci riesci. Esatto. Cioè, il duro lavoro o comunque il cogliere le opportunità che puoi avere, le piccole cose, sfruttarle al 100%, cioè, se ti capita un'opportunità, coglierla, coltivarla e coltivare i sogni, no? Cioè, sì, questo sì, era sì. Il mio sogno, allenare il mio sogno. Io non mollo, cioè, ci provo in grande, tutte le salse. Beh, direi che sull'onda di questa frase possiamo anche chiudere, perché è stata bellissima, per non rovinare. Sì. Grazie un sacco piacere, per averci... sposo, averti qua. Sì, grazie mille. Per l'opportunità. È una figata questa cosa che state facendo. Grazie. Ci proviamo. Grazie. Vediamo se riusciamo a portare un po' di BMX. Esatto. Ci vuole. Ciao a tutti. Ciao Corrado, grazie. Grazie ragazzi, grazie per averci visto. Ciao.